qua con il sesto video sushi fatto in casa. Vi abbiamo già fatto video in generale in cui vi abbiamo spiegato tutto su come si cuoce il riso, sul salmone che utilizziamo, sulle alga nori, le salse, veramente l'avocado, trucchetti, quindi guardate quel video. E gli altri sushi che vi abbiamo fatto, nigiri, somaki, uramaki, kalimaki, è un sushi speciale. E vi lasciamo comunque tutti i link nel box informazione per vedere i video. Adesso vi facciamo il Nezimaki. Nezimaki è un uramaki speciale in onore della sorellina a cui piace tantissimo. Allora, anche a me piace tanto. Si mette la pellicola sempre per fare il metodo che praticamente l'alga va dentro e non fuori, che è il nostro tipo di sushi preferito, sì. Come sapete, ci piace tantissimo. Quindi si mette la pellicola così. Si mette qua, si mette lì, sotto qua e qua, e poi si mette l'alga nori, la nostra alghetta, si mette qua e poi si mette il riso sopra a coprire, come abbiamo fatto vedere nell'uramaki classico e anche nel kalimaki. Esatto, con tutti questi maki mi è venuto un mal di testa vabbè. In casa lo facciamo un po' a modo nostro, noi lo rendiamo un po' napoletano, quindi sì. Che noi siamo già un po' napoletani, molto però farcito, molto pieno di pesce. Ma adesso che ci vedrete questo qua è proprio una bomba, però è troppo buono. Io però quando vado al ristorante giapponese mi fanno fare la cucina, vado a guardare che sono curiosa, quindi ho preso anche dei trucchetti da loro, infatti proprio per questo qua, che adesso faremo vedere, faremo una tartare di salmone, ho visto proprio da loro come la facevano e insomma ho copiato spudoratamente. Mani nell'acqua fredda per stenderlo un po' meglio, questo già ve l'avevo detto nell'altro video, un piccolo trucchettino. Eccoci qua, allora abbiamo ricoperto, adesso andiamo a capovolgere così piano piano, ok, molto molto semplicemente. Adesso ci andiamo a mettere il salmone, eccolo qua, metto 2,5 di fettine, e l'avocado tagliato sottile sottile dalla nostra, e poi tocco super speciale, mettere il mitico sesamo wasabi, che è sesamo verde, buonissimo, è piccante, sì, è piccante, se ne mette un po' così, lo mettiamo dentro e un po' anche fuori. A me piace tantissimo mettere anche il sesamo dentro perché proprio dà quel sapore più intenso all'avocado e al salmone, buonissimo. E adesso sempre qua stringo, poi alzo e poi giro e di nuovo stringo, poi alzo fino alla fine. Ecco qua. Adesso per farlo rapprendere un po' lo metto qualche minuto nel frigo, nel frattempo prepariamo la tartare. Non finisce qui. No, assolutamente, Nezimaki special. Yeah! Adesso facciamo la tartare per il Nezimaki special. Sempre con questo salmone qua utilizzo, che veramente si dovrebbe fare proprio con il salmone, quello crudo proprio. Ma noi utilizziamo sempre questo qua, che come vi ho detto nel primo video è un pochino affumicato, come se fosse. Ok, lo faccio semplicemente a quadratini piccolini. È una finta tartare perché non è proprio completamente crudo, però è buonissimo anche da mangiare così, però noi lo metteremo sul sushi, adesso vi faccio vedere, una super specialità, e lo metto qui dentro nel contenitorino. Vado a condire questa qua, la tartare, mettendo un po' di salsa di soia, io faccio poi tutto a occhio perché veramente non c'è bisogno di essere precisi, un pizzichino, proprio una goccina, poco di tabasco, poco, che questo è molto piccante, un po' di sesamo, questa l'ho vista proprio fare al ristorante giapponese, goccino di limone, poco se no si cuoce, e poi un pizzichino di pepe. Adesso mescolo tutto ed è buonissima anche da mangiare così, troppo buona, veramente buona, ed è pronta la nostra tartare. Yeah! Ecco qua, abbiamo preso dal frigo il nostro Nezimaki. Adesso con il sesamo verde, vero? Sì, che è buonissimo. Buonissimo, il wasabi è un gusto un po' piccantino, mi piace un sacco. È vero. È vero, lo andiamo a passare qui dentro. È tutto verde, ma come se fosse stato verde, a me piace troppo.
E non finisce qui. E non finisce qui perché adesso ci mettiamo sopra la tartar di salmone, che a me ci piace tanto. A questo punto lo vado a tagliare con un coltello lavato, pulito e asciutto, oppure ci passate uno strofinaccio bagnato, così. Vado a tagliare prima in mezzo, così. Poi li taglio ognuno metà parte, metà qua e metà qua. Il procedimento è sempre lo stesso degli altri video. Se vedete che si attacca, strofinaccio bagnato, oppure lo lavate e lo asciugate il coltello, e poi vedete che scivola meglio. E li faccio tutti a metà. Finissimi di roba. Mamma mia, stanno scoppiando, stanno esplodendo. Sesamo di nuovo, proprio perché non lo voglio buttare, non voglio sprecare nulla, voglio prendere fino all'ultimo chicchetto di sesamo. Questi sono buonissimi da mangiare anche così, perché sono una variante rispetto all'altro video che vi facemmo, perché in quello là c'era il sesamo bianco e invece con il sesamo verde è veramente anche molto molto buono. Acquista un sapore proprio completamente diverso. Sì, è vero, completamente diverso. E poi se lo bagnate nella salsa di soia diventa ancora più intenso il sapore, perché questo wasabi con la salsa di soia diventa buonissimo. A questo punto ci andiamo a mettere la tartare. Praticamente questa qua condita come vi ho fatto vedere prima, la andiamo a mettere un pochino su ognuno, ma diventano buonissimi questi qua, è una specialità, dite la verità, sono troppo belli e poi quando ve li mangiate come sono buoni. Eccoli qua Nancy, tutti contenti? Wow. I Nancy Maki, eccoli qua, come sono belli, sono poi guarda quanta tartare ci ho messo sopra, ho fatto proprio veramente delle bombe praticamente, ognuno di questo pesa un chilo ognuno, però poi quando te lo mangi lo devi prendere e tu devi mettere tutto in bocca, sì, tutto. Tutto come sta, quindi sì, lo devi anche bagnare prima nella salsa di soia, esatto, però già così, sì, già va bene perché comunque la salsa di soia sta già nella tartare, quindi è buonissimo. Mi raccomando ragazzi, guardate tutti gli altri video di sushi fatti in casa che vi abbiamo fatto, vi lasciamo tutti i link nei box informazione. Sushi in generale, come fare riso, come fare sushi in generale, poi abbiamo fatto il nigiri, poi abbiamo fatto l'osomaki, poi abbiamo fatto l'uramaki, il kamimaki, adesso i nenzimaki. Wow. Speriamo tanto che vi siano piaciuti questi video e vi mandiamo un bacio grande come al solito, se li fate taggateci e alla prossima, ciao.